Zaccotta, come ci si può spiegare questa altalena di risultati? Allora, prima di tutto dobbiamo dare de dei numeri. Fuori casa non siamo quelli che giochiamo in casa, capito? Quindi probabilmente è anche una questione, bisogna dire, di personalità, penso, perché altre cose non possiamo dire di impegno, di atteggiamento, cose del genere, anche perché pronti via abbiamo avuto due palle per far gol. La differenza oggi è che loro hanno preso la porta, noi non abbiamo preso la porta, semplicemente. Poi gli ultimi, dopo una volta che sono stati in vantaggio, abbiamo avuto parecchie situazioni, chiaramente in mischia, non in mischia, rimpalli, non rimpalli, non sto a dire neanche del rigore, mezzo metro dentro comunque era, dicono i ragazzi così, e l'arbitro ha detto, sì è vero, però l'ha presa con la mano fuori, ma non lo so, però indipendentemente da quello è semplicemente questo. Se andiamo a rivedere la partita, fatelo voi, vediamo quante volte abbiamo finalizzato nella porta, ok? Forse la più evidente, l'ultima su palla inattiva, appunto sulla punizione che poi è diventato punizione, non calcio di rigore, per una scelta rispettabile della terna e dell'arbitro, appunto, ma è un dato di fatto. È pronti via, liberati di testa, Furlan, l'abbiamo schiacciato un paio di volte, Cottarelli nel primo tempo, non ha preso la porta, per l'amor di Dio, poi prendere la porta non è facile, però ci siamo arrivati ripartendo, ci siamo arrivati in ampiezza nel primo tempo, ci siamo arrivati nel secondo tempo tante volte là, però è così. Sono stati i tratti mister del secondo tempo in cui si è giocato una sola metà campo. Ma cosa è mancato? Quanto La è mancato? finalizzazione manca, manca la finalizzazione. Se giochi a una porta sola con un muro davanti, poi alla fine devi finalizzare su un qualcosa, su una mischia, su un colpo di testa, su un tiro, su una giocata un po' più pulita, un qualcosa. Meno male che anche lei ha detto questo, abbiamo giocato quasi a una porta sola, quasi a una porta sola. Allora questo, però se calci e non prendi lo specchio diventa difficile, perché poi Ferrari ha fatto una parata nel primo tempo. Forse anche un po' plastica, forse, non lo so. E il loro portiere ha fatto una parata, una mezza smanacciata che gli è arrivata lì nel secondo tempo. Poi la porta, voglio dire, che è quella bianca la porta, giusto? Non l'abbiamo presa. Baffi, quante volte ha calciato? Ha calciato 4-5 volte? Così. Per il Sinotto è stato rimpallato, poi mi manca qualcosa. Palazzolo, forse alla fine, mezzo di punta, non di punta, e poi lui ce li ha questi colpi in loro situazione. Furlan anche quando è rientrato ha fatto un'altra finta, boom, è stata rimpallata la cosa e poi è così. È una questione poi di abilità e di gesto tecnico, cercare di prendere la porta. Poi del resto io non, assolutamente, chiaro che perdiamo qualcosa come all'inizio delle due chiacchiere che stiamo facendo, ma non è assolutamente un atteggiamento sbagliato, non è assolutamente un qualcosa che va al di sotto di quello che è una partita di calcio, perché se no diventa difficile commentare. Domanda, ve la faccio io, è un limite? Rispondete voi.